Questa mattina ci troviamo a Piazza De Nava, vorremmo controllare lo stato dell'arte dei cantieri, dove ricordiamo i cantieri per la riqualificazione di Piazza De Nava, che però insomma sono stati interrotti i lavori perché sono stati rinvenuti dei resti, quindi la sovrintendenza sta indagando per capire la qualità, insomma l'importanza storica di questi resti che sono stati ritrovati, però tutto chiuso, non sappiamo come. Non sa dire niente, ma ne andiamo a cenare. Cacciato con banando cane voi. Come che stiamo con banando cane? Stiamo facendo un reportage giornalistico che serve. Quale portaggi? No, come portaggi? No, reportage, c'è un servizio giornalistico. Sentite, perché non ci cantate all'amministrazione comunale? All'amministrazione che c'è? Che fece una vergogna. Che non c'è niente, non parita cane. Vabbè, no, ma non è l'amministrazione. Che è una situazione, chi è la provincia, cosa, danni, quel Raffa. Ad onor del vero, qual è Raffa? Ah? No, ad onor del vero i lavori non sono stati bloccati dall'amministrazione comunale, stati bloccati dalla sovrintendenza perché hanno rinvenuto i resti. Ma non si preoccupi perché comunque i lavori stanno procedendo. Ma l'ho fatto ragazzi voi da sovrintendenza, però. Ma parolacce, non è il caso. Non sto parlando col dovuto rispetto. Non parita che non sono a norma da legge, cane si lavori, non sono a norma praticamente. Non lo può stabilire, sicuramente sarà una norma di legge. Non sono a norma perché ogni tanto non che mi sono sticato un attimo i pannelli che non si può controllare e supervisionare per da camietti. Ma come facciamo cane? Io mi metto la cane, mi guardo di buca, non si viene niente. Ma venite che poi restate bloccati. L'evoluzione dei lavori, la procedura, la situazione che si sviluppa per da camietti. Fammi fare una cosa seria. Con qua è parlare, con Franco Matà, con qua è parlare. No, qua è Franco Matà, no che c'è, intanto è Falco Matà. Ma per cortesia veramente, voi invece mi passate a casa questo coso. Perché non andate a danno a Palazzo San Giorgio? E sono c'è tua mamma, ma nella miseria! No, ma. Non fa mettere da cugione! Sì, ma no, lascia stare, non è un cazzo. Comunque, allora, adesso, che cosa mancherebbe? Secondo lei un suggerimento per dove va? Non ci sono più, la verità, dottore, che non ci sono più di politici una volta, che di una certa levatura, di una certa statura, dottore. Lui è Luigi Tuccio, sì, è stato assessore del Comune di Reggio Calabria. Sì, perché non mi ha dato una mano? Come una mano? Non ha incarichi politici. No, ma ho avuto la politica, ora dava una mano, ma non c'è un caso sopra. Ma che state facendo? Ma no! E guarda il video, guarda, che era. Non ci ha fatto chiudere. Cercate, ma di cosa avete pulito? Non ci ha fatto chiudere. Se sciopparo pure i baffi, ma nella miseria. Sandrino, e che fa a casa ora? Che c'ha male? Compare, è dalle 6 che sono qua. Dalle 6? E perché? Da Cesare c'è sempre fila. Ne scira la scoteca, manai e vinno direttamente. Sì, ma questo chi se ne frega? Cioè voglio dire, adesso c'è la app, tu tramite l'app puoi ordinare, salti la fila, ritiri il gelato da asporto, oppure addirittura lo ordini e te lo portano fino a casa. Con l'app Cesare 1918, tutto attaccato. 1918, il tuo anno di nascita. Ma quale anno di nascita? Una nascita di dog. Vai, salta la fila, cioè, modernizzati. Attraverso l'app salto la fila. Assolutamente. E non mi potevo dire prima! E che te l'hai dire io? Ci troviamo a Reggio Calabria per l'edizione 2023 della Corri Reggio e adesso insomma è stata una gran bella giornata, molto partecipata devo dire. E quindi... a me non mette il bici. E che fuoi? Per vista a cani, poi ce non mette il bici a mia. A che titolo? Ma da mondo capo, da mondo vivi? Ronaldi. Oh, stai calmo con le parole. La legge dei giornali, i giornali quotidiani. Legge dei giornali. Ma non fa niente la mattina, sera costa, andiamo da giri. Per vista mamma mia, come verrà qua? Ma non capisco. Faccio lei, pianta, vabbè, lei chi è? Chi sono io? Sì. Mimmo Principato, sono io come sono, cosa sono io? Mimmo Principato. Non sono io capito. È Mimmo Principato. Cosa non ci ha corretto Reggio l'anno scorso? Chi l'ha vinta? Ciao, non ci sei tu. Andrea Meduri. Ma questa era chi da locale, io faccio il regionale, sono capito regionale in carica. A regionale? Cioè. E allora no. Ma non è regionale la Corri Reggio. Ma che sta facendo, sai i cazzo? Se poi io faccio la tappa a pedire la polo cascio. Chiedo scusa. Se ci ha una tappa a macchinare a fare la scalia. Compari, partì a fanare a Roma perché mi c'è un caos, guardo, mi facciamo faccio così, mi festeggio, mi partì un ginocchio, spaccai a uno e mi è per fermare, se non eravamo pure primo, compare, che sai tu? La Corri Reggio è solo a Reggio Calabria. Ma che cizzo, non la guardare sotto il profilo geografico, la guardare sotto il profilo identitario. Bella mia, bella, 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 allora che si dice, bella. Ce l'avete riconosciuto come allora, campione regionale? Certo.
Manna la miseria, ma sai? Possiamo fare un selfie? Che due bonito fai? Grazie, sono proprio. Va, spara, spara. Bonino. Grazie, grazie, campione. Ah, grazie a voi, l'affetto del pubblico viene ripagato dalla mia... dalla mia attività geografica e dettataria. Senti qua. Ma che sono amici? I pavassi, ma finisce, non è vero niente. La Corte regionale. Che tu dà che mi sei io? Dottore Coso, giù a Barallà, Nuccio. Nuccio Barallà che è l'organizzatore della Corri Reggio, sì. Della Corri Reggio. Reggio. E come? Io sono il coordinatore nazionale, sono capescista, allora non capescista di niente. Coordinatore nazionale chi? O a Nuccio come mi sa cari, giù mi sei io, se no ancora faceva l'assessore comune Riggio, o peggio ancora faceva l'ambientalista. Sapevi che sapevi Corri Reggio? Quando mi facevi Corri Reggio tu? Come dice? Io. Come dice un mio caro amico, look about your destination. I Corri Reggio, i Corri Reggio, andiamo a fare una Rovigo, andiamo a fare una da sulla Pomezza, sai i cazzo? Ma quelle faranno la Corri Rovigo, la Corri Pomezza, comunque, come dice un mio amico, look about your destination. Sì. Va via, ragazzi. Ma va, sì, ciao a tua schiera. Bene, è tutto per questa Corri Reggio edizione 2023, per cui che succede? C'è il sindaco sospeso. Vabbè, venga, venga sindaco, venga, venga, venga. Sì, venga. Vabbè. Un attimino però non mi fare raffreddare, devo continuare. Ma lei ha partecipato alla Corri Reggio? Certo, sì. Ma non è vero. Sono ma non è vero. Tra i primi ovviamente, devo comunque concludere il giro, se no. Ma non è vero niente, la smetta. Non tra l'altro fammi dire una cosa molto importante, siamo finalmente riusciti a riportare la Corri Reggio a Reggio. Ecco, dopo tanti anni... Ma non è mai andata via da Reggio la Corri Reggio? No, si è fermata durante il Covid. Vabbè, durante il Covid si è fermato tutto il mondo. Le vecchie amministrazioni volevano portarla in altre città, ma noi ci siamo battuti fino alla morte per far sì che la Corri Reggio rimanesse in questa città. Ma tutto quello che fa la Corri Reggio la fa Nuccio Barillà, non la fa lei, scusi? Sì, sì, assolutamente, sì, lei ha anche allora... ragione. Tra l'altro sto coniando un nuovo slogan. Ah sì? Corri Reggio. Nel senso non di Corri Reggio, ma di Corri Reggio. E non fermarti in questo percorso di crescita che è iniziato con me, che è proseguito con me e che è finito con, no, che continuerà che tanto. Finirà con lei magari, no? Sì. Certo, vabbè. Comunque in ogni caso io non ci credo che lei ha partecipato. Sul mio lungomare. Non è manco il numero di gara. Come no? Non ce l'ha. Eccolo qua, che stai dicendo? Ma questo è il numero che c'è stampato nella maglietta, ma la smetto. L'hanno stampato appositamente. Quindi lei mi conferma che ha partecipato. Certamente. Va bene. Certamente sono tra i favoriti. Il telefono. Salve signora. Pronto? E quindi poi la tagliamo questa? Sì, uè. Ah sì? Ah Giuseppe. Ok. Quanto era sono... la direzione gara. Ma quanto sono bello? Ah, vedi che ti hanno detto? È stato sospeso dalla gara. La fascia ricopriva il numero. Con sti cazzi di sospensione l'ho pista di Cuglione però, tutte quanto siete. Benvenuto Marra, Corri Reggio 2023, Stretto Web è tutto, a voi una buona giornata. Ah, il palazzo della città metropolitana. Eh sì, eh. Quanto bello. Mi manca, quanto mi manca. Mangia che ti passa. E che cincia. No, come che cincia? Mangiamo, un certo languorino. Ma sì. Hanno le verdurine. Gentilmente, posso farle una domanda? Che domanda? Sì, mi dica, cosa desidera? No, 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 volevo chiederle quanto sono bello. Più o meno. Sì, sindaco, siamo qua per mangiare, non per fare le domande. Che allora, bontà. Allora, allora per lei cosa prende? Sì. Queste verdurine, broccoletti, fagiolini, melenzanine grigliate. Sì, ma che tristezza, sindaco. No, devo mantenere, no, no, devo mantenere la linea, sono salutista io. Ah, va bene. Allora, per me invece lasagne, pollo, patate, la parmigiana e pure un po' di pesce stocco. Ah no, no, vabbè, scusate, anche per me è tutto quello che ha preso questo signore pelato. Ma come, scusi, il salutismo, la verdurina? Ma quale salutismo? Hai una fame che mi mangio pure a tia, con tutto sto ben del Dio. Ho capito, d'altronde è difficile resistere alle tentazioni, da Frankie. Ma io penso che abbiamo 20-25 allenamenti in meno, che abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato. Mister, non abbiamo iniziato. Sì, sì, lo so, facevo una prova microfonica. Vai, quando vuoi ah, tra l'altro devi evitare assolutamente di dire che il portiere avversario è stato il migliore in campo, che abbiamo fatto tantissimi tiri in porta, sennò poi mi prendono in giro e dicono che dico sempre le stesse cose. Vai, vai, vai. Ma io penso che la regina abbia fatto una buonissima partita, poi se fai 35 tiri in porta e non la metti... Ah no, no, scusa, scusa, vai, vai, rifai, rifai, vai. Ma io penso che i ragazzi abbiano interpretato bene la gara, poi è chiaro che se il portiere avversario è il migliore in campo diventa tutto più difficile, porca puttana, porca troia. Vai, ripeti, ripeti, ripeti. Ultima.
Ma forse l'approccio non è stato dei migliori, però se vai a vedere le statistiche abbiamo fatto circa 35 tiri in porta, il portiere avversario è stato il migliore in campo, è chiaro che tutto... Porca puttana! Se mia nonna arriva tra palle era un flipper! Non ce la faccio, mondo vai, mondo futto.